colleghe di Skillab li tratteremo in maniera tale che così possiamo poi gestirle e darvi una risposta in chiusura di questo webinar. Quindi io, Massimo, ti darei subito la parola in modo tale che così solo attiva il microfono. No, il microfono proprio del di Skype che si è bloccato. Skype, pardon, di Zoom che si è bloccato là, perfetto, non ti sento, ma vedo che Alberto è già partito. Ok, perfetto. Eccoci, buongiorno a tutti. Scusate, ma per mantenere le distanze di sicurezza siamo lontani in questa sala, manteniamo a distanza. Mi sentite adesso? Sì, perfetto, grazie. Ok, allora, buongiorno a tutti. Stamattina affrontiamo alcuni temi di diritto del lavoro che riguardano quindi la presenza o forse sarebbe meglio dire l'assenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Do un attimo una sintesi della situazione delle norme che stiamo applicando. Abbiamo cercato di fare questo webinar oggi perché pensavamo che mercoledì venisse già emanato il decreto che riguardava gli ammortizzatori sociali e i vari trattamenti, congedi che erano stati annunciati dal ministro. Purtroppo non abbiamo ancora il testo definitivo, stanno circolando delle bozze sulla cui ufficialità non abbiamo certezza, sono ancora bozze molto provvisorie con spazi incompleti. Quindi non mi metterei a dare delle previsioni che poi magari rischiano di essere modificate. Il consiglio che noi stiamo dando alle aziende che vogliono attivare procedure di ammortizzatori sociali è quello di inserire nella causale che mettono per la cassa integrazione ordinaria un riferimento al coronavirus. Poi il dottor Grattagliano entrerà nello specifico. L'altra notizia di carattere più sindacale questa è che alcune organizzazioni sindacali hanno fatto dei comunicati dove invitano le aziende addirittura a chiudere fino alla prossima settimana e ad effettuare tutte le disinfestazioni, disinfezioni, pulizie generali. Acquisto di materiale sanitario, dispositivi di protezione per i lavoratori, riadeguamento dei layout e dell'organizzazione del lavoro in modo da poter consentire la ripresa. E in assenza di questi provvedimenti da parte delle aziende, i lavoratori, cioè le organizzazioni sindacali, si riservano di proclamare sciopero e quindi interrompere l'attività produttiva. Questo atteggiamento è un atteggiamento che noi abbiamo già cercato di stigmatizzare. Federmeccanica ha già fatto per esempio un comunicato ufficiale in cui dice che i sindacati in questo momento sono degli irresponsabili a proclamare cose del genere e la realtà è molto più complicata perché in effetti le aziende devono avere il tempo di fare questi provvedimenti. E quindi abbiamo aziende che effettivamente hanno già chiuso per un paio di giorni in modo da essere pronte, altre che lo stanno facendo in corso d'opera, quindi la situazione è un po' a macchia di leopardo. Anche perché il testo del DPCM, l'ultimo che è uscito, non dà proprio delle indicazioni precise, lascia alcuni spazi di manovra interpretativa e qui ovviamente l'appello al buon senso delle persone è l'unico strumento a cui possiamo appigliarci in qualche maniera. Stiamo anche consigliando che chi deve fare queste attività lo faccia favorendo le intese sindacali, cioè anche un accordino, due righe con i rappresentanti sindacali, l'RSU, l'RSA, possono aiutare anche magari a stemperare alcune tensioni che si stanno verificando nelle fabbriche. Altri consigli che stiamo dando sono quelli di utilizzare il più possibile
lo smart working. Chiaro che lo smart working si può fare negli uffici, difficilmente si può fare nelle fabbriche, e laddove non si possa fare, di adottare tutte le misure di distanza tra lavoratori e, diciamo, di fornitura di mezzi di protezione personale. Utilizzo delle ferie, un altro tema questo che particolarmente attuale. Allora, abbiamo letto dappertutto sui giornali ferie forzate. Allora, qui bisogna distinguere un attimo il discorso delle ferie. Le ferie si possono, da un lato, concordare che è sempre la soluzione migliore. Laddove non si possano concordare, vista la formulazione che abbiamo di questi DPCM, dove si parla di incentivazione di ferie, di congedi e di altri strumenti della contrattazione collettiva, cioè permessi, festività soppresse, utilizzo della banca ore, utilizzo di recuperi produttivi. Questi, ovviamente, se, come dicevamo prima, se si riesce a fare un'intesa collettiva, tanto di guadagnato. Evitiamo quindi eventuali e future rivendicazioni o controversie con i lavoratori singoli. Se non si riesce, per quanto riguarda le ferie, se si hanno ore di ferie arretrate, quindi non quelle che si devono maturare nell'anno, queste si può anche provare a fare una forzatura. Qui i giuristi poi si spaccano in due, chi dice che è assolutamente impossibile. Noi in questo momento, vista la situazione, diciamo, possiamo anche consigliare di provarci a forzare l'utilizzo delle ferie arretrate. Smart working, le norme oggi prevedono che lo smart working sia un po' più libero, quindi non ci sia l'obbligo di fare l'intesa con il lavoratore, ma sia possibile fare una semplice comunicazione. C'è stato un momento intermedio in cui l'accordo col lavoratore veniva sostituito da una dichiarazione, da un documento che si doveva poi comunicare tramite i portali ministeriali. Oggi non c'è neanche più bisogno di quello, basta fare la compilazione di quel modulo Excel che si trova poi sul sito, però adesso non voglio entrare nei tecnicismi, se ci sono delle domande poi risponderemo. Questi, diciamo, sono i due strumenti che noi oggi stiamo cercando di consigliare. Quindi, smart working per chi può, tenere a casa il più persone possibili. Queste sono indicazioni che ci arrivano da tutte le fonti mediche, anche, diciamo, quelle più vicine alle imprese, perché la situazione sanitaria, soprattutto della Lombardia, ci arrivano informazioni da colleghi che la situazione è vicina al collasso. Quindi, per evitare di intasare la sanità, cerchiamo di ridurre il più possibile il contatto fra le persone, la presenza nelle aziende, utilizzando ferie e smart working. Laddove non fosse possibile, visto che grazie anche un po' all'azione di Confindustria abbiamo ottenuto che il governo abbia lasciato la possibilità di continuare le attività produttive, cosa facciamo? Nelle aziende tutti i reparti, gli uffici che non sono direttamente collegati alla produzione, cerchiamo di utilizzare queste forme di assenza dal lavoro. Dove si deve lavorare, dove quindi lo smart working non è possibile, cerchiamo di adottare tutte le soluzioni di protezione, di distanza, se è il caso quindi anche di chiudere un giorno per fare interventi di riallineamento produttivo, di riadeguamento sanitario. Tra l'altro, per fare queste cose si potrà usare anche lo strumento degli ammortizzatori sociali. Questo è espressamente previsto nel DPCM, dove si dice proprio che sono incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. Come vi dicevo, speravamo oggi di illustrarvi già le forme di ammortizzatori sociali. Vi dico, però, prendetelo questo con beneficio di inventario, perché sono veramente delle bozze che oggi io non ho ancora la versione definitiva. Dovrebbe esserci una causale specifica di cassa integrazione ordinaria o
fondo di integrazione salariale per le aziende che hanno questi due strumenti, della durata di 9 settimane, che dovrebbe coprire quindi tutto un periodo che ci speriamo dovrebbe consentire di superare l'emergenza sanitaria più grave. E quindi si potrà anche utilizzare questo strumento per coprire le chiusure dovute agli interventi di sanificazione degli ambienti e di riadeguamento di mense, spogliatoi e tutto, diciamo, l'ambiente di lavoro che non si può fermare per continuare l'attività produttiva. Per quanto riguarda le aziende invece non coperte da cassa integrazione o FIS, dovrebbe esserci una cassa in deroga, anche questa per la durata di 9 settimane, le cui procedure però sono ancora in discussione, e quindi non entro nel merito perché rischiamo veramente di dare informazioni che poi sono da cambiare domani mattina, sperando che domani mattina ci sia il decreto. Quindi io allora mi fermerei qui sull'illustrazione un po' di queste e poi siamo qua per le domande. Passerei la parola al dottor Grattagliano, poi adesso per l'illustrazione delle forme di ammortizzatori sociali che in questo momento abbiamo in vigore, con i suggerimenti che poi vi potremo dare. Però in questo momento, Grattagliano, gli è arrivata una telefonata. Guarda, a cui non ha potuto. Ne approfitto, Massimo, un attimo per farti subito una domanda. Sì. Da parte della Vonroll Italia SRL, ex Albesiano Sisa Vernici, il provvedimento emanato dal nostro primo ministro parla di non stoppare le attività produttive e mantenere operativo il personale strettamente indispensabile alle attività produttive. Noi abbiamo messo in condizione di lavorare in home office, smart working, chi ne ha la possibilità. Il problema è, ad esempio, per il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo. Al momento non abbiamo chiesto a tale personale di venire a lavorare, ma attendere l'attività potrebbe essere ritenuta utile. Come dobbiamo comportarci? È a nostra libera discrezione? Sì, allora, il DPCM parla di attività produttive e attività professionali, e poi parla di sospensione dell'attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. Come dicevo, questa locuzione un po' generica lascia alle aziende una certa libertà di azione, in quanto non è, per fortuna devo dire, non è stato il primo ministro o il governo a dirci quali sono le attività indispensabili alla produzione, perché sarebbe stata una norma molto restrittiva. La ricerca e sviluppo è stato proprio l'esempio che io ho fatto in sede di discussione che abbiamo preparato per, diciamo, suggerire al governo cosa scrivere, perché in certi casi cosa succede? La ricerca e sviluppo non è in questo momento direttamente collegata alla produzione, nel senso che io sto producendo articoli, prodotti che già sono stati sperimentati e studiati e prototipati. È chiaro che però è un'attività che è finalizzata, no, alla prosecuzione dell'attività lavorativa, e quindi quando poi, speriamo presto, ci sia la ripresa, se uno non ha fatto sviluppo prodotto rischia poi di non essere pronto, no, al mercato, no, a rispondere alle esigenze del mercato che ci saranno, appunto, spero presto, in una ripresa degli ordini. Quindi è proprio un reparto di confine. Lei ha proprio trovato chi ha fatto la domanda, una domanda molto precisa, e che tocca un nervo scoperto, perché mi hanno chiesto anche: ma l'amministrazione posso metterla in smart working? Certo, l'amministrazione posso metterla in smart working, gli acquisti posso mettere, sono tutti ovviamente collegati, il marketing mi hanno chiesto, tutti, se vogliamo, indirettamente sono collegati alla produzione, alla vendita del prodotto, all'acquisto delle materie prime. Sta un po' a noi, perché tanto non ci sarà, credo, nessuno che verrà a fare delle ispezioni o a dirci, no, farci la sanzione perché ho chiuso un reparto che secondo me, ho tenuto aperto un reparto che secondo me era direttamente collegato o non era direttamente collegato. Però, diciamo, questo dovrebbe essere compreso in quel invito che stiamo facendo
a tenere il più possibile a casa le persone che possono lavorare in smart working. Perfetto. Allora direi che abbiamo iniziato tanto ad affrontare la prima domanda. Passo prima di continuare con le domande a un'illustrazione che ci farà il dottor Grattagliano circa gli ammortizzatori sociali, in modo tale che così, quindi aspettate magari un attimo a porre delle domande perché magari troverete già la risposta nell'illustrazione che il dottor Grattagliano Massimo adesso, okay, dottor, sì, Alberto ci farà adesso sulla giornata, su una serie di elementi già come dire aggiornati con le indicazioni che in questi giorni sono state date. Prego Alberto. Grazie. Faccio una piccola precisazione sugli argomenti che abbiamo appena trattato, anche sulla base di alcune domande che già vedo. Intanto la sospensione per le aziende, per le imprese, la sospensione delle attività non essenziali alla produzione è solo una raccomandazione. Quindi proprio confermo quello che diceva Massimo. È una raccomandazione e a discrezione quindi del datore di lavoro, cioè in sostanza salvo le attività espressamente vietate dall'ultimo DPCM, tutte le altre, per tutte le altre cioè, sono solo raccomandazioni. La sospensione dell'attività poi deve essere intesa nel senso che laddove è consigliata, raccomandata, solo quando sia impossibile svolgere l'attività attraverso modalità a distanza. E proprio su quest'ultimo punto vorrei solo fare una precisazione, ma per più che altro perché è un dato comune alle domande che in questi giorni ci pervengono dalle aziende. Il lavoro agile in realtà è tutta un'altra cosa, è qualcosa che abbiamo già visto, sono un paio d'anni, un po' di più che lo stiamo trattando, è una modalità di conciliazione tra le esigenze personali, di vita personale e quelle lavorative. Quindi normalmente quando noi rispondiamo sul lavoro agile abbiamo sempre presente qual è la finalità che è stata prevista dalla legge 81 del 2017, proprio questa conciliazione. E quando la legge dice senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, ha in mente proprio quello. Ora, in una situazione di emergenza come questa, è chiamato il lavoro agile perché è la fattispecie più vicina a quello che ci serve in questo momento, cioè consentire al lavoratore di svolgere, di continuare a svolgere la sua attività senza con questo doversi spostare e venire poi a contatto con altre persone. È questa l'esigenza oggi che dobbiamo avere presente quando mettiamo in atto un lavoro agile a questa finalità. Pertanto, molto spesso le aziende ci chiedono ma posso far fare dello straordinario al lavoratore agile? Allora, normalmente noi, quando davamo consigli su come stipulare l'accordo, che oggi neanche è necessario, con il lavoratore di lavoro agile, dicevamo, no, di che non sono autorizzati straordinari, ma questo perché non avendo il controllo di quello che fa il dipendente, il datore di lavoro poi per non vedersi richiedere un certo numero di ore di straordinario che non aveva neanche preventivamente valutato, si dice già nell'accordo non autorizzo lo straordinario. Naturalmente però in generale anche nel lavoro agile, quello proprio istituzionale della legge del 2017, non è incompatibile lo straordinario, perché se è preventivamente autorizzato, quindi valutato dal datore di lavoro, è autorizzato e poi contabilizzato, lo straordinario con lavoro agile viene svolto e pagato. Ora, siccome poi visto che gli accordi normalmente di lavoro agile prevedevano che non veniva autorizzato il lavoro straordinario, è preciso, la legge dice solo che il lavoro deve essere svolto entro i limiti massimi di lavoro settimanale, quindi che sono le 48 ore medie, si è diffuso il malinteso per cui per il lavoro agile non è previsto lo straordinario, non è possibile svolgere il lavoro straordinario. In una situazione come questa, in cui in realtà non c'è nessuna conciliazione di vita-lavoro, c'è la conciliazione tra le esigenze che ci impone l'emergenza e la necessità di continuare a svolgere l'attività produttiva o in senso lato, noi possiamo continuare a dire che se l'azienda necessita di straordinario,
lo valuta, lo autorizza e viene contabilizzato, e naturalmente sarà difficile, il datore di lavoro non potrà stare a vedere se il lavoratore ha effettivamente svolto delle ore in più rispetto al lavoro normale, ma questo è un po' il fatto di stare lontano. Vedrà poi se il lavoro è stato effettivamente portato a termine o no. Sulla base dell'esperienza pregressa, il datore di lavoro saprà se per un certo tipo di attività sono necessarie 8 ore piuttosto che 9. Ecco. Comunque era solo per fare alcune precisazioni. Tutte le domande, allora la maggior parte delle domande sul lavoro agile, a parte quelle a cui ha già risposto Massimo, non entro nemmeno, riguardano proprio questa difficoltà di conciliare uno strumento che fino a ieri conoscevamo per una finalità e invece cercare di adattarlo ad una realtà diversa. Allora, la risposta normalmente passa attraverso la consapevolezza che adesso ci serve nell'emergenza, che è fino al 31 luglio per quanto riguarda l'utilizzo del lavoro agile con questa finalità, e questa è la direttrice che deve dare la risposta ai numerosi quesiti che pervengono. Invece, venendo agli ammortizzatori sociali, ha già detto Massimo, noi avete visto prima, ero al telefono, era da Roma, per come ci stanno chiedendo come scrivere un articolo, come proporre una formulazione per venire meglio incontro alle esigenze delle imprese e soprattutto ridurre poi l'attività di interpretazione delle norme che, vista l'emergenza, dovrà essere necessariamente istantanea per poter dare la risposta più veloce alle imprese. E proprio in questo senso, da quanto ci è dato sapere, vanno le norme che relative agli ammortizzatori sociali. Si parla appunto di un ammortizzatore sociale che è la cassa integrazione ordinaria oppure il fondo di integrazione salariale, l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale per 9 settimane, con una causale specifica che ad oggi noi non abbiamo, quindi per quello dicevamo se oggi deve partire una procedura sindacale. Oggi non c'è ancora il decreto, lo abbiamo detto per tutta la settimana. Allora si useranno le causali normali, però avendo l'accortezza di aggiungere il riferimento alla emergenza epidemiologica. E quindi saranno per carenza ordini a causa del coronavirus, o anche semplicemente dell'emergenza sanitaria in atto, per mancanza di forniture a causa del coronavirus. Domani ci sarà una causale ad hoc, domani quando entrerà in vigore il decreto, una causale ad hoc per cui si chiederà emergenza epidemiologica, e poi l'INPS ci dirà come andare a strutturare le relazioni tecniche che verranno allegate all'istanza che sarà presentata. Quindi si tratta di una causale, chiamiamola specifica, quindi un ammortizzatore speciale che si atteggia come la cassa ordinaria o per chi ha il fondo di integrazione salariale l'assegno ordinario, però con questa causale specifica. Questa causale comporterà un'esenzione da una serie di norme che sono normalmente invece previste per la cassa ordinaria. Si tratta principalmente di una deroga ai limiti di legge, quindi questa cassa ordinaria o assegno ordinario non andrà a impattare sulla dotazione di ammortizzatori sociali che normalmente l'azienda ha. Per la cassa ordinaria 52 settimane nel biennio e in generale per tutti gli ammortizzatori sociali 24 mesi nel quinquennio. Quindi anche un'azienda che dovesse aver quasi esaurito le sue dotazioni potrà tranquillamente, almeno sempre, non sto più a ripeterlo che stiamo parlando di qualcosa che non è stato ancora varato e che anzi è ancora in fase di scrittura, però dagli elementi che abbiamo sarà quindi in deroga sia ai limiti quantitativi di legge, sia per quanto attiene al pagamento del contributo addizionale. Perché viene trattato ancora più, se vogliamo, di un evento oggettivamente non evitabile, perché lo ricordo, quando per esempio c'è l'alluvione, è vero, non si paga il contributo addizionale
e non viene contato nelle 52 settimane nel biennio, ma questo evento viene contato nei 24 mesi del quinquennio. Invece anche per quest'ultima cosa non si conterebbe nei 24 mesi del quinquennio. Ci saranno, a quanto abbiamo avuto modo di sapere, delle previsioni specifiche anche per chi ha già in corso uno strumento straordinario di integrazione salariale. Quindi, per esempio, non so, un contratto di solidarietà o una cassa integrazione straordinaria per crisi o per riorganizzazione. In questo caso, l'ammortizzatore sociale per massimo 9 settimane si andrà a sovrapporsi allo strumento che è in atto. Noi in un primo momento il decreto precedente, perché noi sappiamo molte cose, perché l'idea era quella di espandere a livello nazionale le disposizioni che erano state emanate nel decreto legge 9 del 2020, che riguardava gli 11 comuni della zona rossa e per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga la zona gialla, quindi Lombardia, Emilia Veneto e alcune province. In quel caso c'era la possibilità, si diceva che c'era la possibilità di interrompere con decreto del Ministero la cassa straordinaria per fare per svolgere questo ammortizzatore sociale. In realtà noi abbiamo ritenuto che fosse un po' troppo macchinoso per l'azienda in questa situazione di emergenza chiedere al Ministero di interrompere la precedente cassa integrazione, e quindi sembra che stiano trovando delle soluzioni che consentono all'azienda semplicemente di sovrapporre questo istituto della cassa ordinaria all'ammortizzatore che è già in atto, rendendo però neutro, nel senso che ho detto prima, tutto il periodo in cui c'è questa sovrapposizione, quindi non facendo perdere i vantaggi che avrebbe l'azienda se in quel momento non avesse un periodo di cassa integrazione straordinaria. Quindi comunque c'è una risposta anche a questo. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, cioè per quanto riguarda invece tutte quelle altre ipotesi che non rientrano che non possono attuare questo strumento della cassa ordinaria speciale, del FIS speciale, interverrà la cassa integrazione in deroga. E adesso stavamo proprio discutendo con Roma su come proporre una migliore formulazione, perché ci siamo accorti che quella bozza, ancorché la relazione tecnica sia chiara, ma poi nella scrittura proprio del testo del decreto ci possono essere dei problemi interpretativi, quindi è per questo che stiamo intervenendo in tempo reale. Però diciamo che nella relazione tecnica dell'articolo relativo alla cassa integrazione in deroga, che sarà data dalle regioni e che quindi sarà in deroga sostanzialmente a tutto, come le precedenti casse in deroga che le regioni hanno dato in passato, anche all'epoca della crisi del 2008 e degli anni seguenti, appunto nella relazione tecnica, vi dicevo, l'intenzione è proprio quella di estenderla a tutti. Quindi se qualche azienda dovesse in realtà avere la possibilità, mi riferisco magari alle aziende del terziario che hanno più di 50 dipendenti, che hanno la cassa straordinaria, allora l'intenzione, auspichiamo, perché ci siamo mossi in questo senso, è quella di estendere la cassa in deroga, anche se teoricamente l'azienda potrebbe accedere a uno strumento di cassa straordinaria, ma diciamo ordinario in base alle vigenti disposizioni prima dell'entrata in vigore. Quindi in un modo o nell'altro dovrebbe risolversi questo problema interpretativo, se si riesce, se i tempi ce lo consentono, di cambiare proprio e rendere più chiara la formulazione di legge, e diversamente in via interpretativa. Questo in linea di massima è la strumentazione che il governo sta pensando di attuare, e che quindi dovrebbe andare a coprire, per quanto riguarda le imprese, un po' tutte le casistiche. Lo ricordo, appunto, il periodo è di 9 settimane.
Invece per quanto riguarda le ipotesi in cui i singoli lavoratori rimangono a casa a causa dell'emergenza, ma quindi diciamo siamo su un lato per cui la decisione sta non in capo al datore di lavoro di chiudere per questo o quell'altro motivo, ma o di sospendere o di ridurre l'orario. Ma quando si va a parlare di copertura di assenze individuali o plurimindividuali di persone che sono state poste in quarantena, allora non si dovrebbe applicare l'ammortizzatore sociale, ma il decreto, da quanto abbiamo visto, andrebbe ad equiparare la quarantena, quindi per i quarantena intendo sia la sorveglianza attiva, sia l'isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, quindi a casa con con l'ASL che chiama tutti i giorni per sapere se come va, di equipararlo alla malattia. In questo si sta già muovendo tutto l'apparato, per cui quando c'è la necessità di porre un lavoratore in quarantena, l'operatore sanitario, quindi della ASL, lo comunica al datore di lavoro e al medico di base o al pediatra di libera scelta, il quale il medico di base emette un certificato medico. Questo certificato medico al lavoratore, al datore di lavoro arriva come certificato medico, mentre invece quello con la diagnosi va all'INPS con un codice nosologico, quindi di malattia, e la diagnosi di Covid-19, la diagnosi, il codice nosologico è il V29.0, ma vabbè. Questo certificato medico arriva all'INPS per tutti quelli che sono coperti da un'indennità di malattia, quindi impiegati, operai, tutti, e a prescindere che debba pagarlo l'INPS o il datore di lavoro, viene generata un'anomalia che quindi tiene in stand-by il certificato medico. Il decreto, questo consente di identificare questi certificati medici che conseguono alla collocazione in quarantena del lavoratore rispetto agli altri certificati medici che comunque saranno emessi senza visite fiscali in questo periodo, saranno emessi per qualsiasi altra cosa, nel senso che se hai un'influenza normale il medico ti mette in malattia, se non c'è sospetto di coronavirus, oppure semplicemente sono altre patologie per cui si deve mettere un certificato medico, quello seguono la loro strada ordinaria, con la sola differenza che non ci sono le visite fiscali. Questo certificato medico invece con il codice nosologico del coronavirus dovrebbe essere coperto con oneri a carico dello Stato, e poi quindi le aziende avranno poi le istruzioni per capire come comportarsi per recuperare le somme che siano state pagate, quindi gli oneri che siano stati sostenuti per coprire queste assenze. Vediamo se ci sono delle domande. Allora, un attimo solo, se non vi spiace. Prima di iniziare con le domande, che sono abbastanza numerose e adesso poi le andiamo ad affrontare, passerei solo un secondo la parola al vice direttore Riccardo Rosi, che poi ci deve lasciare perché ha un CDA, in maniera tale che così dà un attimo due indicazioni e poi proseguiamo con le domande. Riccardo? Buongiorno a tutti quanti, grazie di questa numerosissima adesione. Siamo veramente ai limiti della portata tecnica del collegamento, sono presenti esattamente 100 persone, quindi un grande successo. Purtroppo abbiamo poco da esserne contenti, perché necessitato da una situazione veramente negativa e straordinaria. Però il nostro dovere è quello di, essendo equiparati a, diciamo, servizi essenziali, di darvi tutto il nostro massimo supporto, le nostre indicazioni, le nostre stesse perplessità, a volte ne abbiamo, e purtroppo le certezze non esistono. In questo abbiamo unito un po' le forze, come è giusto fare, la piccola industria, lo Skill Lab, la stessa AMA col suo servizio sicurezza, il nostro straordinario servizio sindacale, legale e quant'altro,
Quindi cerchiamo di trasferirvi prima possibile, meglio possibile, le informazioni necessarie. Non voglio togliervi altro tempo, anche perché abbiamo tutti altri impegni in questa emergenza. Nonostante tutto si lavora più di prima, è molto peggio chiaramente, anche se un po' di smart working forse magari speriamo rimarrà nelle abitudini di tutti. E quindi vi invito poi a usufruire anche nei giorni futuri le altre nostre iniziative analoghe, e ad usufruire, chi non riesce o chi vuole risentire, le registrazioni che metteremo a vostra disposizione. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a tutti. Bene, grazie Riccardo. Io ricordo che, giusto una cosa che non ho detto in apertura, ma lo ripeterò alla fine, questa serie di webinar sono possibili grazie a un cofinanziamento Unione Industriale di Torino e Camera di Commercio di Torino, che appunto hanno permesso di inserire questa serie di attività in un progetto sulle competenze che non ci sono, e che quindi ci ha permesso di poter essere così immediati nella risposta e in questo servizio alle aziende. Allora, io chiederei ai colleghi, quindi Massimo e Alberto, di affrontare le domande che ci sono arrivate. Abbiamo già affrontato la prima, la seconda. La nostra azienda è metalmeccanica, è già in cassa integrazione per 20 operai, 10 impiegati a settimana fino al 25 aprile. Tutto l'organico invece è di 60 persone, quindi 30 persone che non sono coinvolte nella domanda di Icigo, per la quale abbiamo già avuto l'autorizzazione IMS. Nel caso di una chiusura totale, come possiamo inserire le restanti persone non incluse? Si può fare un addendum alla domanda già presentata e autorizzata? Sì. Sì, sì. Si farà un'integrativa. Si fa un'integrativa. Perfetto. Per quelli che saranno... Ok. Se non posso obbligare i miei dipendenti ad utilizzare le ferie accumulate, come posso accedere agli ammortizzatori sociali? Perché qua c'era un dubbio circa il fatto che si può accedere alla cassa integrazione solo dopo che tutte le ferie e i permessi retribuiti sono stati utilizzati. Al momento la fruizione obbligatoria delle ferie e dei permessi retribuiti quale condizione per accedere agli ammortizzatori sociali non è prevista da alcuna norma. Addirittura sono già anni che l'INPS ha tolto dalla documentazione allegata all'istanza della cassa ordinaria il dato relativo alle ferie residue, e quindi non diciamo che può essere opportuno, anche consigliato, ma neanche nelle bozze, poi vedremo, di questo decreto abbiamo potuto leggere delle previsioni di necessaria fruizione delle ferie non godute. Naturalmente il DPCM di cui parlava Massimo favorisce la fruizione delle ferie non godute, e in un momento cioè, sicuramente il datore di lavoro, nel momento in cui il lavoratore dovesse essere messo in cassa, dovrebbe senz'altro autorizzare richieste di ferie in sostituzione della cassa, come normalmente avviene. Se per esempio l'azienda chiude e mette in cassa tutti i lavoratori, se anche non glielo propone il datore di lavoro, ma nel momento in cui un lavoratore dovesse chiedere al posto dell'intervento di cassa integrazione la fruizione delle ferie, in questo caso il datore di lavoro gliele deve concedere, soprattutto quelle residue. Certamente non è obbligato ad anticipare le ferie ancora da maturare nell'anno in corso, e può preferire di non andare ad intaccare le ferie dell'anno in corso, qualora già maturate, qualora siano già previste delle chiusure nel corso dell'anno, però chiaramente quelle fruite, quelle già maturate, è bene non farle godere. C'è un fatto: l'obbligatorietà eventuale, e che quindi non c'è, abbiamo detto, della fruizione delle ferie residue prima della
di accedere agli ammortizzatori sociali potrebbe essere una norma che no, non favorevole per le aziende, perché per quello noi non è che abbiamo di tanto mai insistito nel vederla scritta, perché se già un'azienda è in difficoltà e quindi accede alla cassa ordinaria, se avesse l'obbligo di far fruire delle ferie residue, significherebbe magari addirittura per mesi pagare in modo ordinario i dipendenti, tutto a carico dell'azienda. Quindi magari forse magari dal punto di vista del cittadino potrebbe essere opportuno, però l'impresa potrebbe invece così trovarsi veramente in difficoltà, soprattutto in queste situazioni dove tutto è chiuso e magari nessuno ti paga. Questo per quanto riguarda quella domanda lì. Io sulla privacy avete, possiamo pensare di risolverla, Massimo? Ok. Allora, privacy, mi dispiace, ma sulla privacy lascerei rispondere poi i miei colleghi dell'ufficio legale, che in questo momento sono operativi e quindi possono rispondere alle telefonate e ai quesiti per la specifica azienda. Perfetto. Dottor Figurati, la dottoressa Marengo. Quindi in questo caso allora la domanda sulla privacy la lasciamo un attimo e poi magari ci sarà un contatto diretto con l'ufficio legale. Poi invece le aziende ICT che operano su progetti che devono essere alimentati dai requisiti del cliente, che possono comportare una diminuzione dei carichi di lavoro, si potrà immaginare di usare la cassa integrazione a rotazione solo per garantire i contratti di servizio? Microfono? Sì, dunque, da quello che ho capito bisogna solo sapere se l'azienda ICT è poi un'azienda che è coperta dalla cassa integrazione ordinaria o è un'azienda invece di quelle coperte dal FIS, perché il mondo ICT è un po' lì a metà a cavallo, però comunque direi di sì, nel senso che la cassa integrazione ordinaria con causale coronavirus sarà una cassa integrazione ordinaria da utilizzare normalmente, quindi orario ridotto, a rotazione, zero ore, cioè si potrà utilizzare in maniera flessibile come la cassa integrazione normale, diciamo. Sì, tra gli strumenti che abbiamo illustrato prima c'è questa situazione, c'è questa possibilità, anzi è proprio quella classica. Grazie. Come si devono gestire o giustificare le persone che vengono messe in quarantena preventiva? Il medico di base le deve mettere in malattia e poi e le aziende da chi riceve? Abbiamo già risposto a questo. Quindi la questione che sia arrivata alla domanda prima. Codice. Ok. Sì, è quella sì del codice del codice che viene trattato medico, a parte. Che ricevete certificati medici, li trattate come tali e poi quelli relativi alla quarantena saranno a carico dello Stato se viene confermata quella intenzione del governo. Ok. La comunicazione del lavoro agile può essere retroattiva? Queste 9 settimane identificate vanno a pesare sul consumo della cassa ordinaria così come la conosciamo oggi oppure le consideriamo una finestra isolata? La consideriamo una finestra isolata. Sì, quella l'avevo saltata perché avete già risposto prima, era per quello. No, c'è un'altra domanda che diceva la comunicazione del lavoro agile può essere retroattiva? Ma in effetti la comunicazione al Ministero del Lavoro tramite il portale dei servizi Click Lavoro, che tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, siamo riusciti a far sospendere l'entrata in vigore delle nuove norme di accesso che richiedevano esclusivamente i requisiti speed, perché in effetti questo non era proprio il momento di nuove sperimentazioni. E la legge 81 del 2017 la prevede, non è così esplicita, ma dice che deve essere fatta ai sensi dell'articolo 9 bis, che sarebbe praticamente la comunicazione preventiva di assunzione. Ora su questo noi in effetti per questo motivo abbiamo sempre detto che la comunicazione deve essere preventiva e quindi non potrebbe essere retroattiva, o quantomeno deve essere preventiva rispetto all'inizio dello svolgimento dell'attività in lavoro agile. Devo dire che però questa è una delle posizioni che si basa sulla lettura della norma. In effetti
Ci sono altre interpretazioni, anche autorevoli, che sostengono che debba essere fatta entro 5 giorni. In ogni caso, in via di principio, no, non dovrebbe essere retroattiva. Poi credo che non saranno sanzionate le aziende, come già era successo in altri casi analoghi in momenti così di emergenza. Diciamo comunque che le conseguenze non sarebbero gravi, come non fare la comunicazione preventiva di assunzione. Quindi il consiglio è quello di farla preventiva, ma se poi non dovesse esserlo, penso che avremo altri problemi di cui occuparci. La CIG speciale per il coronavirus sarà retroattiva? Questo è da vedere. Quello che posso dire è che non è stato espressa, non è così indicato in modo così esplicito nelle norme che abbiamo visto, però ci sono elementi che ci fanno credere che potrà essere retroattiva dal 23 febbraio. Per quel motivo noi, per le casse successive al 23 febbraio, consigliavamo di indicare già nelle procedure sindacali appunto il link della normale causale che doveva essere inserita, però il link alla epidemia in corso. Tra l'altro anche la procedura sindacale è una delle cose di cui si sta discutendo adesso, perché mentre la cassa in deroga richiederà un accordo sindacale, per la cassa integrazione ordinaria e il FIS, le norme che valevano per gli 11 comuni addirittura prevedevano una dispensa dalla procedura sindacale. Quindi noi speriamo che questo resti. So che appunto i sindacati non sono molto d'accordo, lo stanno discutendo comunque. In ogni caso, le indicazioni, l'intenzione iniziale era quella di farla retroagire dal 23 febbraio, purché naturalmente vi fosse una motivazione che fosse strettamente connessa con il coronavirus. Chiaramente le aziende che avevano cominciato magari la cassa integrazione a dicembre e che la stanno finendo, quella difficilmente potrà essere considerata legata al coronavirus, però vedremo anche quello saranno sicuramente tutte situazioni che verranno gestite e chiarite a livello amministrativo. Ok, quindi in parte hai già risposto a questa domanda che chiedeva che loro avevano attivato la cassa CIGO prima del 23 febbraio con decorrenza fino al 31/3, solo per 68 persone su 89 e solo per 3 giorni alla settimana, e chiedevano come potevano aggiungere gli altri 17 dipendenti e chiudere per tutta la settimana e come fare a cambiare la dicitura richiesta aggiungendo la causale per riduzione ordini e anche l'eccezionalità del Covid-19. Con un'integrativa. Una domanda integrativa. Ok. Chi ha una solidarietà aperta per lo sforamento delle ore sarà consentito? Sì. Sì, con la modalità che ho detto prima. Ok. Se l'azienda chiude solo per disposizione di legge, ha diritto comunque alla cassa integrazione in deroga? Sì, assolutamente sì. Avrebbe avuto senz'altro una cassa ordinaria. Per ordine della pubblica autorità, quindi in questo caso certamente. Ok, aspetta che mi sto saltando. Ok, quando il datore di lavoro richiede al lavoratore di porsi in quarantena, diceva il dottor Figurati nel webinar precedente che l'azienda avrebbe dovuto dare permesso retribuito. Certamente, lo confermo, quando il datore di lavoro decide di lasciare a casa una persona perché il datore di lavoro che mette la persona in quarantena, è chiaro che deve dare un permesso retribuito. In realtà la quarantena è disposta dal medico di base su indicazione dell'operatore sanitario, quindi non è il datore di lavoro. Poi chiaramente adesso che uscirà il decreto, se il datore di lavoro aprirà una cassa integrazione, potrà decidere magari di mettere anche le persone che... di cui avrà dubbi, naturalmente. Ok, c'era l'integrazione di questa domanda, diceva quindi, senza diagnosi medica l'azienda può retroattivamente utilizzare gli ammortizzatori sociali?
Quindi lui diceva dare il permesso retribuito. Sì, l'ho appena risposto. Okay, perfetto. Allora, noi abbiamo messo in sorveglianza sanitaria per contatto con un caso positivo di 18 persone, per cui alcuni di questi sono già arrivati certificati medici giustificativi in azienda. Sì, e per gli altri arriveranno e li tratterete come certificati medici, poi ci sarà appunto, essendoci la diagnosi di Covid, usciranno poi le istruzioni per come sempre che il decreto esca così, per come sarà, come potranno essere rimborsate gli oneri sostenuti dall'azienda. Per il prossimo F24 ancora non sappiamo niente. Ok. Dei lavoratori in mutuo che dovrebbero rientrare settimana prossima, come si deve comportare? Sì, come diceva il dottor Figurati, se sono dichiarati guariti, quello fa prova fino a querela di falso, dobbiamo tenerceli così. Poi chiaramente magari la prossima settimana magari l'azienda sarà chiusa oppure ci sarà la cassa e quindi potranno essere messi in cassa. Consigliate di attendere la causale specifica per l'emergenza? È possibile che i fondi si esauriscano se non si presenta tempestiva richiesta? Ma per quanto sappiamo, allora, se per fondi si intendono i fondi, sono diversi miliardi, non sono ad esaurimento, almeno da quanto abbiamo detto, non sono quelle misure che arrivano fino ad esaurimento. Ci sarà 4 mesi di tempo per presentare l'istanza, se viene confermato, quindi non è un consiglio che diamo. Per quanto riguarda invece la causale CIG FIS specifica, non la possiamo inserire fino a quando il decreto non è in vigore, quindi oggi no. Quando sarà, sì, e non dovrebbero esaurire i fondi, cioè sono state fatte delle valutazioni. Ok. La CIG speciale per il coronavirus? Che nelle lettere di avvio la indichiamo, però da quando c'è? Oggi no, già. Quindi se da lunedì ci sarà il decreto, allora la indicheremo sicuramente nelle lettere di avvio, sempre che ci siano anche delle lettere di avvio. Ok. Nelle casse che partono oggi, già noi consigliamo alle aziende... Consigliamo, ma non usiamo la causale, quella di cui vedevamo... No, consigliamo di fare un riferimento sì, al coronavirus, senza usare proprio la causale del Covid. Ma non usare la causale Covid 2019, emergenza coronavirus. Quella. Poi tra l'altro, vi devo dire, sono uscite una circolare, un messaggio dell'INPS in relazione proprio a questo argomento. Noi in realtà non lo abbiamo pubblicato perché queste disposizioni amministrative dell'INPS si applicano esclusivamente ai comuni della zona rossa, cioè alle aziende che sono negli 11 comuni della zona rossa o le aziende che sono fuori, che hanno lavoratori nei comuni della zona rossa, che a quanto abbiamo avuto modo di sapere non ne abbiamo. Non abbiamo pubblicato per non generare confusione, quindi per il momento la causale specifica senza ulteriori specificazioni è coronavirus, dobbiamo attendere, quindi se deve partire oggi una cassa integrazione deve partire con le regole ordinarie e poi lo ripeto, consigliamo che insieme alla causale ordinaria che si dovrà mettere si specifichi anche che è causata dall'emergenza, sempre che effettivamente lo sia, perché è chiaro che se deve partire una cassa per... non so, per blackout, magari non c'entra niente, quindi non è che adesso dovete mettere la causale. Evidentemente deve essere motivata da quello. Perfetto. La CIG speciale che percentuale salariale di copertura avrà? La copertura sarà la stessa della cassa normale, ovvero l'80% della retribuzione, però con un massimale di 939 euro al mese. Per chi guadagna fino a 2159 euro. Invece per chi guadagna di più, che il reddito, cioè la retribuzione lorda mensile è più di 2159 euro, il massimale della cassa è di 1129 euro, 66 centesimi. In sostanza, se uno fa 2 settimane, cioè quindi fa metà del mese, in cassa, chiaramente prenderà per la parte del mese che lavora lo stipendio pieno e poi si andrà a riproporzionare il massimale
sulla base del minore periodo di cassa prestato rispetto al mese. Se a distanza di... Per rispondere, sono gli stessi della cassa ordinaria. Se a distanza di 5 giorni non arriva nessun giustificativo medico per l'eventuale messa in quarantena preventiva, si può procedere a provvedimenti disciplinari per assenza ingiustificata oppure di default dobbiamo inserire le ferie? Beh, in generale, se un lavoratore non dice neanche che qualcuno lo ha messo in quarantena, magari adesso tralascio tutte le considerazioni sull'emergenza, su questo momento in cui forse non è il caso, però in generale se un lavoratore non comunica con l'azienda il motivo per cui è stato messo in quarantena ed è assente, non giustifica la sua assenza, profili disciplinari sicuramente ce ne sono. Poi prima di, esatto, si applica il contratto, prima poi di andare a contestare l'assenza ingiustificata, ricordiamoci che se poi arriva dopo e se il fatto che non sia arrivato il certificativo, quindi il certificato medico o la comunicazione di quarantena al datore di lavoro, e quindi la mancata comunicazione è imputabile all'operatore sanitario o al medico di base, sicuramente il lavoratore sarà giustificato, si potrà magari contestare il fatto di non aver interloquito con l'azienda, però magari in un momento come questo vale la pena contattarlo il lavoratore per sapere che fine ha fatto. Poi è chiaro, se non si fa contattare eccetera, sicuramente almeno dal punto di vista disciplinare, a meno che non sia intubato in ospedale, lì si potrà contestare la mancata comunicazione che secondo tutti i contratti collettivi è obbligatoria, qualunque assenza va comunicata, poi dopo anche giustificata. Quindi io direi così, se poi è vero, effettivamente il lavoratore pensava che sarebbe arrivato il certificato medico in azienda, questo è un po' come quando un lavoratore malato non comunica il numero di protocollo telematico al datore di lavoro. Poi però magari il protocollo telematico effettivamente c'è perché la visita è stata fatta ed è già sul sito dell'INPS. Non è che gli si contesta l'assenza ingiustificata, gli si contesta la mancata comunicazione. Spero di aver risposto. Ok, grazie. Abbiamo ancora un po' di domande. Per le aziende sotto i 15 dipendenti, che cosa è previsto? Ah, se hanno la cassa ordinaria perché ce l'hanno. Per quanto riguarda il FIS... Il FIS di norma funziona così: dai più di 15 dipendenti hanno l'assegno ordinario, che quindi sarebbe come la cassa ordinaria. Tra più di 5 dipendenti e i 15 dipendenti hanno solo l'assegno di solidarietà. Questo decreto sembra che faccia scendere l'asticella del FIS per coronavirus fino alle aziende con più di 5, dipendenti. Senza però pagare il contributo né addizionale, ma neanche quello di finanziamento che invece pagano normalmente le aziende oltre i 15 dipendenti. Per quanto riguarda il FIS, sotto i 6 dipendenti, quindi da 0 da 1 a 5 dipendenti, dovrebbe intervenire la cassa integrazione in deroga. Grazie. Nuovamente la domanda su se bisogna fare lo stesso la comunicazione per lavoro. Sì, quella comunicazione, la comunicazione che di lavoro agile va fatta. Massimo aveva detto inizialmente bisognava mettere un'autocertificazione, adesso è stata semplificata, avevamo richiesto al Ministero di intervenire in questo senso ed effettivamente è stata, devo dire che ci hanno risposto in modo molto molto tempestivo ed è stata... ed è molto più semplice adesso fare la comunicazione. Si può fare una comunicazione massiva caricando il file Excel, dal file Excel si carica sulla comunicazione l'elenco dei lavoratori con i dati richiesti, quindi è piuttosto semplice. Ok. Si hanno novità in merito ai congedi parentali straordinari per i lavori che devono rimanere a casa con i figli? Fino a quante ore possono usufruirne? Sì, abbiamo delle notizie, ci saranno, però appunto, come giustamente diceva Massimo in apertura, ci sono addirittura più articoli, più ipotesi, quindi un po' quello che avete sentito dalla televisione effettivamente si legge anche
nella bozza, però ci sono varie ipotesi. Quelle più accreditate sono di dare un certo numero di congedi parentali in più rispetto a quelli che spetterebbero normalmente per i lavoratori che hanno figli fino a 12 anni. E, si parla di diverse giornate, e sempre indennizzati al 30% della retribuzione. In alcune ipotesi è previsto anche un certo numero di giorni minore per i lavoratori che hanno figli sopra i 12 anni, non fino a 16, non indennizzati. Sì. Ok. Se un dipendente è stato a casa dichiarando di aver avuto sintomi, poi risultati non reali, detto da lui, la ditta come si deve comportare al suo rientro? Il titolare può richiedere un certificato medico di buona salute? No, questo non è previsto dalla legge. Il titolare andrà a valutare se questa è una condotta disciplinarmente rilevante oppure lo coprirà con gli istituti del lavoratore, quindi eventualmente ferie, magari mandando giù il boccone, ma tutto sommato uno in meno in azienda che potrebbe essere, cioè prendendolo per buono, se hai dei sintomi, nel senso che se hai il dubbio, meglio in una situazione come questa non andare ad infettare gente. Se invece ritiene che sia stato un comportamento scorretto, anche se sarebbe, cioè potrebbe essere un iter piuttosto difficoltoso, potrebbe contestargli l'assenza ingiustificata, perché comunque se tu senti dei sintomi vai dal medico. Se il medico ti dice se non c'è un certificato medico, vuol dire che in effetti è un'assenza ingiustificata. Quindi bisogna capire un po' che tipo è il lavoratore, se si può ipotizzare che sia semplicemente un po' ipocondriaco oppure semplicemente un lavoratore magari scorretto che ha approfittato della situazione per non lavorare e allora oppure semplicemente per proteggersi e stare a casa millantando, cioè dichiarando di non sentirsi bene, e allora eventualmente lì si può fare una contestazione disciplinare, però è una situazione un po' particolare per tutti. Quanto vale l'assegno di solidarietà del FIS, società con 20 dipendenti? L'assegno di solidarietà non c'entra niente con quello che abbiamo detto, però l'assegno invece ordinario, ma tanto per dare una risposta, anche l'assegno di solidarietà vale le stesse misure della cassa ordinaria di cui vi ho parlato prima, quindi sempre 939. Massimo, non ti sentiamo. No, vabbè, l'assegno di solidarietà del FIS con... No, l'assegno di solidarietà è tra 6 in su, lo possono avere anche le aziende sopra i 15, in generale. È quello che abbiamo detto, 939 euro se al lordo delle imposte, mensili se il lavoratore ha una retribuzione fino a 2159,48 euro, invece 1129,66 al lordo delle imposte se ha una retribuzione mensile superiore. La comunicazione telematica di smart working, se fatta fino al 3/4, è possibile chiedere poi una proroga? Sì. Quale sarà l'aiuto per i liberi professionisti? Ma si parlava di 500 euro. Ok. Da tanto, però anche questo non vedremo. Lo smart sarà previsto comunque nel decreto. Ok. Smart working non è compatibile assolutamente con la cassa in capo allo stesso lavoratore. Nel senso che lo smart working è lavoro a tutti gli effetti, solo cambia la sede dove è svolto. Quindi è impossibile che per un lavoratore che è in cassa di svolgere lavoro a distanza. Non fa nulla, è a disposizione, ma nel senso che se deve lavorare viene interrotta per lui la cassa e quindi lavora. Se invece la domanda è: ma un'azienda che è in cassa può per alcuni lavoratori prevedere la cassa o il FIS o la cassa in deroga e per altri lo smart working? La risposta è sì. L'importante è che in capo allo stesso lavoratore per la stessa giornata non ci siano smart working e cassa insieme, perché quella sarebbe una truffa. Ok.
Io direi che abbiamo risposto a tutte le domande. No, aspetta, Marco Seghesio mi faceva appunto, se uno in smart working posso metterlo in cassa, sì, nel senso che non continuerà però lo smart working, è chiaro, cioè se un lavoratore gli ho detto guarda che fino al 30 di aprile sei in smart working, allora lo smart working effettivamente quando lo comunichi è una modalità che adesso, come vi ho detto in apertura, lo stiamo utilizzando sempre, anzi quasi sempre con il lavoratore a casa, ma utilizzato così sarebbe un lavoro a domicilio, un'altra roba. Il lavoro agile proprio è costruito come una modalità di lavoro che viene svolta in parte a casa, in parte diciamo in azienda e in parte fuori. Se io dico a un lavoratore, vabbè, da qui fino a una certa data sei in smart working, cioè faccio la comunicazione al ministero e poi gli dico effettivamente, gli do delle istruzioni, perché non essendoci l'accordo individuale con lo smart working, io devo comunque come datore di lavoro dare delle indicazioni, dei giorni in cui lo è. Possono essere tutti, solo in questa fase emergenziale, ma anche no. E se anche io gli ho detto sei in smart working fino alla fine del mese, ma poi mi rendo conto che il suo lavoro non serve, allora gli dico, allora smetti lo smart working e gli devo dare un'ulteriore indicazione se è in cassa integrazione. Grazie Marco, perché magari con questa precisazione abbiamo un senso. Sì. Ok. L'estensione da 1 a 5 giornate a settimana di smart working deve essere comunicata? No. Cioè soltanto se magari se c'è un lavoratore che era in smart working una giornata a settimana, per cui era già stata fatta una comunicazione con l'invio dell'accordo, vale la pena fare la comunicazione quella senza accordo, ovvero quella di questa emergenza, così ha una copertura su tutto il periodo. Come comunico di volta in volta se in cassa o in smart working? Scritto, mail personale? E ancora, sempre così almeno chiarisci tutti gli aspetti, è possibile utilizzare... Sì, al dipendente, non è se in cassa, ma va bene qualunque comunicazione che possa poi essere provata, quindi va bene anche magari la mail personale, gli si dice dammi riscontro, oppure una ricevuta, la conferma di lettura, e poi naturalmente il lavoratore che è già in smart working dovrà dare riscontro, così avete la prova che il lavoratore è stato che l'ha letta, insomma. Oltretutto se in smart working deve averla letta, sì, perché mi stupirei del contrario. No, comunque voglio tornare un attimo sulla domanda di prima, l'estensione dello smart working da 1 a 5 giornate, siccome in questa comunicazione che stiamo facendo, quella semplificata, non c'è solo il periodo in cui viene svolto lo smart working ma non la quantità. Allora, in questo senso, dicevo, non deve essere comunicata. Se avete già comunicato lo smart working per un lavoratore, poi gli direte a lui se viene solo un giorno o tutta la settimana a casa. E quindi in questo senso non va ulteriormente comunicata. Se invece avete già fatto una comunicazione precedentemente con l'accordo, in cui nell'accordo c'era scritto che era solo una settimana, allora va comunicato. Con la modalità semplificata vi togliete un problema. Ok. È possibile utilizzare il 50% smart working e 50% fisso CIG rispetto al totale della giornata? Ma sì, in teoria sì, perché la CIG sarebbe una riduzione d'orario con una riduzione settimana orizzontale, diciamo. Quindi sì, accertatevi però, perché lì poi è sempre un problema. Naturalmente lo smart working per sua natura non ha vincoli di orario, quindi non ha, si lascia al lavoratore la possibilità di decidere quando lavorare. Naturalmente in questa emergenza il datore di lavoro, in assenza dell'accordo individuale, può dare un orario di lavoro, quindi pensiamo dalle 9 alle 13 per esempio. Accertatevi però che il lavoratore non mandi mail nell'altra parte della giornata, non svolga nessuna attività, riunioni o attività di lavoro, perché
se ci fosse magari un'ispezione, potrebbe essere effettivamente un problema da dimostrare che il lavoratore ha lavorato effettivamente solo mezza giornata. Oppure, se invece gli date mezza giornata solo di lavoro e se la può autodeterminare lui la collocazione, magari trovate delle accortezze per farvi segnalare dal lavoratore da quando a quando comincia, in modo che in caso di... Poi naturalmente noi parliamo così, questa è una nostra impressione sulla base dei principi generali. Non escludo che magari poi il Ministero l'INPS dica no a questa risposta, perché potrebbe essere. Però in linea di principio direi di sì. Un'azienda dove chiede, come dire, se ha capito bene, quindi se l'azienda ha concesso lavoro in formula smart working fino al 3 aprile con possibilità di alternare lavoro anche in sede, è corretto? È corretto. Perfetto. Allora, io aspetto solo magari un minuto prima di chiudere per vedere e dare la possibilità. Scusa Daniela. Sì, prego. Volevo parlare anche di un altro argomento che è molto gettonato, però vedo che oggi non è richiesto, però stiamo per mettere una news sul portale, allora l'anticipo. Il tema è gli spostamenti per motivi di lavoro, perché anche qui c'è stata un po' di confusione dovuta al susseguirsi di news fax sul Ministero degli Interni, eccetera. Allora, parliamo di quella autodichiarazione che molti ci chiedono se è obbligatoria per il lavoratore quando si muove tra comuni. L'autodichiarazione, preciso che non è obbligatoria per il lavoratore, perché riguarda tutti i cittadini, nel senso che se una persona che si sta muovendo viene fermata dalle forze dell'ordine, deve poter in qualche maniera spiegare che si muove o per motivi di lavoro, o per motivi di necessità, o per motivi sanitari. Quindi anche domani mattina, se un lavoratore che sta andando a fare la spesa viene fermato, deve spiegare che sta andando a fare la spesa. Se uno abita a Torino e viene fermato ad Avigliana e gli chiedono perché sei qui e lui dice sto andando a fare la spesa, è evidente che lì le forze dell'ordine potranno contestargli qualcosa, perché di supermercati e di negozi a Torino ce ne sono aperti, non è il caso forse di andare ad Avigliana. Questa autodichiarazione, dice il Ministero degli Interni, può anche essere resa direttamente dalle forze di polizia. Noi abbiamo consigliato alle aziende che, se lo ritenevano, potevano o distribuire ai lavoratori o fargliela fare per semplificazione, nel senso che se uno aveva già in tasca questo foglio di carta, quando veniva fermato, insieme al badge o al tesserino aziendale, poteva dimostrare che lui, dichiarare, cioè che lui stava andando a lavorare. Oppure stava andando da qualche altra parte, ma deve in qualche maniera poi prendersi lui la responsabilità di dire una cosa vera, perché le forze dell'ordine possono poi successivamente fare una verifica. Chiaro che anche qui entriamo in quel campo di applicazione del buon senso, che se uno si sta muovendo in un altro comune o è perché sta andando a fare una visita medica in un centro specializzato che esiste solo lì, o perché deve andare all'ospedale a recuperare il parente malato, o ecco, vedo qua una domanda a questo proposito: mi posso spostare per portare i bambini dai nonni visto che io devo andare a lavorare? Beh, questa sarebbe una, diciamo, causa di necessità. È chiaro che qui però ci rimettiamo anche un po' al buon senso delle forze dell'ordine, non c'è una casistica specifica, no? Addirittura ieri avevamo dichiarazioni contrastanti tra il Ministero dell'Interno e il sito della Polizia di Stato, no? Quindi noi siamo poi intervenuti e in quella news che stiamo per pubblicare, appena finisco qua la vado a mettere sul sito, diamo queste indicazioni, diciamo, di buon senso, perché se l'azienda vuole dare l'autodichiarazione la dà, se non vuole dare può non darla. Per esempio, i lavoratori che si muovono facendo consegno, quelli che si muovono per fare le pulizie o quelli che si muovono per fare assistenza informatica o interventi sulle caldaie, sugli impianti, forse è meglio che ce l'abbiano, perché se tutti i momenti
la polizia li ferma e loro devono dimostrare che stanno andando da un cliente, se ne hanno una in tasca, si evitano di perdere tempo tutte le volte al posto di blocco o quando sono fermati. Grazie. Volevo dire un paio di cose ancora. Sulla CIG, chiamiamola speciale per il coronavirus, se avrà efficacia retroattiva, vi dicevo prima che non è scritto esplicitamente, ma ci hanno assicurato che dovrebbe avere una efficacia retroattiva dal 23 di febbraio e tra l'altro potrebbe riguardare anche lavoratori che non hanno al momento della sospensione 90 giorni di anzianità nell'unità produttiva presso la quale svolgono la loro attività, che viene appunto, la cui attività viene sospesa. Ritorno sull'F24 per dire, naturalmente davo per scontato che l'azienda che ha fatto questa domanda non fosse un'azienda del turismo o delle strutture alberghiere ricettizie, perché quelle avevamo scritto nel decreto 9, quelle per tutto il territorio nazionale era stata sospesa i versamenti in qualità di sostituto d'imposta e quindi anche i versamenti contributivi, per dire. Quindi naturalmente quelle erano già sospese. Sull'F24 stiamo aspettando, comunque il nostro ufficio tributario è a disposizione per ogni informazione. Ecco, vedo qui un'altra domanda. Se abbiamo degli autisti che devono per lavoro spostarsi da un cliente all'altro, che autodichiarazione devono avere? Penso di aver già risposto, nel senso che il modulo è quello che si può anche scaricare o dal nostro sito o dal sito del Ministero degli Interni. Lì bisogna barrare la casellina per motivi di lavoro, poi nella parte sotto uno, se vuole, può scrivere, no? Che certo, che sono dipendente di un'azienda di autotrasporti è facile, perché magari anche il mezzo dell'azienda. Se invece non ha un mezzo dell'azienda ma si muove in giro per la città o per i comuni, con questa autodichiarazione dovrebbe essere sufficiente questa. Sì, io notavo che c'era poi anche una domanda circa la difficoltà di reperimento delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale. È un problema oggettivo, stiamo cercando anche come unione di dare delle risposte. Abbiamo alcune aziende da poter segnalare, quindi magari scrivete alla responsabile del tavolo dell'emergenza o direttamente a me, io vi do i nominativi. Comunque, se ci contattate, qualunque sia il punto di ingresso che preferite per fare questa domanda, e poi vi forniamo alcuni nominativi. Considerate che purtroppo quasi tutte le aziende produttrici barra che commercializzano questi prodotti hanno delle indicazioni di fornire prima le pubbliche autorità e i sanitari, quindi in questo momento sono oggettivamente di difficile reperimento. Stiamo anche cercando di supportare alcune aziende tessili che stanno convertendo parti delle produzioni per produrle, quindi appena avremo indicazioni in tal senso vi informeremo. Comunque, quello che possono essere magari delle indicazioni generali, potete chiederle un po' a chiunque in Unione e vi fornerà poi delle indicazioni di aziende da contattare. Vedo che qua ci sono ancora un'azienda. Nel caso in cui l'azienda usufruisca anche di lavori interinali, come si può fare? Ci sono delle indicazioni specifiche? Massimo, Alberto? I lavoratori interinali hanno i loro fondi. Hanno un loro fondo bilaterale e quindi saranno trattati. Tra l'altro, i fondi bilaterali di solidarietà sembra che, anche questo vedremo, che abbiano, cioè loro prevederanno un intervento di CIG speciale al pari simile a quello dell'assegno ordinario di FIS o della cassa ordinaria, però sarà anche quello in deroga tutto tranne che al tetto. A quel punto, superato il tetto di spesa consentita, dovranno poi andare alla cassa in deroga. Quindi i lavoratori interinali hanno il loro fondo, quindi l'azienda comunicherà all'agenzia, un po' come quando alla cassa integrazione, che non potranno essere fatti venire a lavorare per la sospensione dell'attività lavorativa. Assolutamente da evitare,
l'utilizzo dei lavoratori interinali durante la cassa integrazione, ma questo degli altri, dei dipendenti in forza dell'azienda. Naturalmente questo è deve essere fatto sempre, a prescindere dalla cassa speciale. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione o interinali, come si chiamavano, so che Assolavoro stava trattando per fare un accordo con i sindacati, non l'ho ancora visto, però appena siamo in possesso, se dice qualcosa di particolare lo mettiamo in rete. Sì, tra l'altro su questo volevo solo dire che quando si fa un accordo di smart working in generale, i contratti di somministrazione, quelli commerciali con le agenzie, di solito prevedono che l'informativa della sicurezza, che anche in questo caso di lavoro agile senza accordo individuale deve essere effettuata nei confronti del lavoratore, venga fatta a carico dell'utilizzatore. Quindi l'informativa sulla sicurezza è sufficiente in questo specifico periodo di emergenza che il lavoratore riceva anche per forma telematica, quindi per email o con un link a cui collegarsi, l'informativa che è stata predisposta già dall'INAIL e che noi abbiamo già messo sul nostro portale a disposizione con tutta la documentazione relativa all'emergenza. In realtà mi risulta, però stiamo facendo delle verifiche, che qualche agenzia dica che la comunicazione al Ministero del Lavoro, quindi al click lavoro del lavoratore dello smart working dei somministrati, debba essere fatta dall'utilizzatore. Questo non ci risulta, anche perché tutti gli adempimenti in materia di lavoro sono fatti dall'agenzia, e quindi stiamo cercando di capire perché alcune agenzie, se c'è magari un'intesa in questo senso, oppure farà parte magari delle intese di cui parlava Massimo, qui comunque avrete informazioni. Comunque, in linea di massima, essendo un adempimento relativo al rapporto di lavoro del somministrato, lo deve fare così come fa le buste paga, l'Unilab e le comunicazioni obbligatorie, le deve fare l'agenzia. Tra l'altro l'agenzia, a differenza dell'azienda che ha dipendenti diretti, non ha obblighi di comunicazione preventiva, ma entro 20 giorni dall'inizio dello smart working, quindi sarebbe anche agevolata in questo senso. C'è un'ultima domanda che è più sulla sicurezza dei lavoratori. Se i dipendenti richiedono la mascherina per lavorare in reparto, anche se stiamo rispettando le distanze, non siamo tenuti a fornirla, giusto? Non si può consegnare a due dipendenti su 89. Avete qualche indicazione da poter... Bisognerebbe chiedere a Pinna, ma se c'è tutto il... La mascherina di solito viene data quando, come uno degli strumenti per evitare, cioè laddove non si riescano a rispettare le distanze. Se da un punto di vista della sicurezza sono rispettate tutte le norme, effettivamente no, poi se non sono disponibili le mascherine. Se invece sentite comunque i colleghi della sicurezza, se laddove non ci siano le condizioni per svolgere l'attività lavorativa, questa non può essere ovviamente non può essere svolta. Ecco, sulle mascherine, come citava già Daniela, ci sono problemi sull'approvvigionamento. Adesso stanno subentrando anche problemi sulla certificazione di queste mascherine, sulla loro effettiva efficacia per quelle che sono le necessità di contrasto al contagio. E su questi temi, appunto, vi invitiamo a sentire i colleghi Pinna e Rinaldi della sicurezza, perché anche questa purtroppo è una normativa in continua evoluzione, in progress, un po' come la nostra, per cui non siamo mai certi che la risposta che abbiamo avuto ieri sia la stessa che possiamo dare oggi. Quindi la nostra task force serve proprio a questo, cioè a tenere sempre aggiornate le aziende su qualunque tipo di argomento che possa essere inerente a questa materia, questa fattispecie di emergenza. Sì, ricordo anche che sfortunatamente, come sempre in momenti di emergenza, c'è anche chi specula o cerca di speculare su queste situazioni, per cui ci sono anche online tantissime truffe
per cui promettono forniture di materiale certificato e quant'altro, ovviamente con pagamento anticipato, e poi spariscono nel nulla. Quindi sempre fare attenzione all'acquisto di questi dispositivi, al di là, come diceva giustamente Torricchetti, circa la marchiatura e le certificazioni necessarie di questi dispositivi, anche poi al fatto che effettivamente non ci siano dietro delle logiche completamente diverse e non corrette, non legali. Io direi che abbiamo risposto a tutte le domande. Daniela, mi è venuto in mente un altro argomento che è stato fonte di domande in questi giorni, che riguarda gli stagisti, tirocinanti curriculari. Qui non ci sono state normative, ma abbiamo avuto una comunicazione da parte della regione a tutti i soggetti promotori di sospendere tutti i tipi di stage o di tirocinio fino a nuovo ordine, diciamo. Bene. Ok, io ricordo quindi a tutti i partecipanti che settimana prossima, verosimilmente martedì, ma vi daremo comunicazione, faremo un prossimo webinar per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari. Quindi quello che possono essere le indicazioni relative anche a finanziamenti agevolati, moratoria e ulteriori disposizioni che si stanno, come dire, finalizzando in questi giorni, precisamente in queste ore. Vi ricordo che comunque alcuni accordi con primari istituti di credito sono già stati firmati e ritrovate una sintesi sia nella sezione dell'ufficio economico sul nostro sito, sia sulla pagina dove c'è la sintesi di tutte le attività del tavolo d'emergenza di questa gestione di questa crisi. Come sempre, come diceva benissimo Massimo, la task force dell'Unione Industriale è attiva ed è proprio a disposizione di tutti quanti voi per le domande specifiche. Noi metteremo online, penso vista l'ora, che riusciremo a farlo entro stasera, la registrazione di questo webinar, e quindi vi metteremo poi a disposizione tutti i link e vi informeremo sia via mail sia sui social e tutti quanti i mezzi. Grazie ai colleghi sia per le indicazioni fornite oggi sia per tutto il lavoro di preciso studio e analisi che stanno facendo. Credo che se non c'è altro da aggiungere possiamo chiudere qua. Bene, ottimo. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.